I primi 3 mesi del 2019 hanno visto un segno positivo sul fronte occupazione. La conferma arriva dai dati complessivi diffusi oggi che indicano una ripresa dei contratti stabili. Sentiamo Maria Grazia Fiorani. Cresce l'occupazione, seppure in modo contenuto, lo certifica la nota trimestrale di Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL. Nei primi 3 mesi dell'anno la tendenza positiva ha riguardato in particolare i contratti a tempo indeterminato, 207.000 in più rispetto ad un anno fa, anche grazie al notevole aumento delle trasformazioni di contratti a termine. Questa tipologia di contratti invece segna un calo di 69.000 posti su base annua. Il tasso di occupazione con un 58,7% torna a livelli pre-crisi, sfiorando il massimo del secondo trimestre del 2008. Queste dinamiche, dice la nota, si sono sviluppate in un contesto di lieve ripresa dell'economia dopo 2 trimestri di recessione. Da segnalare infine una crescita anche del lavoro indipendente. Gli autonomi nel primo trimestre dell'anno sono aumentati di 7.000 occupati, dopo un calo che durava da 2 anni.